Salve, sono Antonio Stecco, Clinical Instructor in RASC Rehabilitation, New York University School of Medicine. Ho il piacere di introdurre un po' il lavoro che stiamo facendo a RASC insieme a Priti Raghavan, direttore del Dipartimento di Motor Recovery Lab. E quest'anno abbiamo, nel Book of Report of RASC, abbiamo presentato il nostro ultimo lavoro sulla ialuronidasi per muscle stiffness. Quindi è un'iniezione di un enzima, la ialuronidasi, che è human recombinant, quindi con un alto grado di sicurezza in quanto riguarda reazioni anafilattiche. E questo farmaco ha l'abilità di diminuire la stiffness. La stiffness dovuta a una particolare reazione che abbiamo studiato insieme ai bioingegneri, un'aggregazione dell'acido ialuronico che avviene proprio in piccoli compartimenti, come può essere lo spazio tra muscolo e fascia muscolare. Ecco, non avverrà questa reazione a livello delle capsule, quindi questa, l'iniezione di acido ialuronico nella capsula è ancora comunque indicato e non ci sono particolari reazioni. Ma in queste particolari e sottili superfici come l'intercapedine tra muscolo e fascia, abbiamo visto questo aumento della viscosità che porta quindi a una stiffness passiva. Questo può generare quindi le tipiche retrazioni e sintomatologie anche dolorose che i pazienti riportano. Con l'iniezione della ialuronidasi, quindi ci sono multiple iniezioni da 6 a 12, diciamo, siti in un trattamento, vediamo un risultato che persiste anche a 3 mesi di follow-up, con una minima reazione allergica, con uno skin rash che è presente in meno del 5% dei soggetti, e ovviamente con un costo del trattamento che è molto inferiore dei, diciamo, delle attuali terapie in atto. Quindi è un lavoro, un work in progress sicuramente. Se avete, volete più informazioni, riuscite a vederla in PubMed, nel nostro articolo, o posso condividere con voi più materiale. Grazie.